Oggi parliamo di Shatsu, lo facciamo con un veterano del settore, però è anche vero che, ne parlavo fuori onda con l'ospite, dire Shatsu in realtà non vuol dire niente, perché lo Shatsu è tutto un universo fatto di varie realtà, realtà che andremo a scoprire, e andremo a scoprire anche un istituto che si occupa di questa disciplina. Ho il piacere oggi di presentarvi a Radio Radio By Night Roma, Roberto Taverna. Ciao Roberto. Ciao. Roberto, ho ragione oppure no? Lo Shatsu è un grande universo che si compone di varie realtà. Bravissimo, sì. Gli stili che lo compongono sono diversi, sono numerosi e si differenziano in primo luogo per i riferimenti culturali che hanno. Direi che le due grandi scuole, i due grandi filoni di Shatsu sono quello che fa riferimento alla medicina tradizionale cinese e quello che invece si riferisce all'organismo umano secondo i criteri della medicina occidentale. Quale dei due stili ti compete di più? Noi come stile Namikoshi abbiamo questo secondo riferimento, quindi il nostro lavoro principale non è sul sistema energetico ma è sulla struttura del nostro organismo e sui vari sistemi e apparati che lo compongono. Quindi colpisce molto più prettamente sul piano fisico, nel senso più occidentale del termine. Sì, è più vicino alla, come dire, alla medicina occidentale, anche se rimane però una filosofia di fondo per cui, che è quella orientale, per cui l'organismo umano è visto sempre come un organismo nel suo complesso e mai come una somma di parti separate fra loro. Molto interessante, e concordo effettivamente che l'organismo umano chiaramente non è fatto di parti separate ma è un unico grande, come dire, macchinario, tra virgolette, anche se di macchina non si può parlare. Vorremmo parlare anche però di Roberto Taverna come ospite, come persona. Come sei entrato nel mondo dello Shatsu? Perché adesso ti lo dico perché noi ci stanno ascoltando molti radioascoltatori, ma alcuni ci staranno vedendo sulla nostra pagina Facebook By Night Roma Live Social Radio Show, e vediamo insomma che tu sei giovane dentro, ecco, per così dire. Grazie. Io ci sono entrato nel 1984 dopo aver fatto una serie di terapie con il mio primo maestro Rudy Palombini per un'ernia del disco che hai provato su di te, diciamo, gli effetti benefici. Esatto, e poi per amicizia con questo grande maestro frequentai la sua scuola e mi diplomai con lui nel 1986. E poi più avanti, per regolarizzare la mia posizione professionale, poiché decisi di fare dello Shatsu la mia professione, frequentai il corso prima di masso fisioterapista e poi convertì il mio percorso formativo nella laurea in fisioterapia. Bene, quindi possiamo dire che comunque sei anche dottore in questo senso, sei fisioterapista, sì. E hai ampliato le tue conoscenze attraverso anche lo Shatsu, che come dire, è una specializzazione in più in questo senso. Sicuramente sì, lo Shatsu per la verità può avere sia un ambito terapeutico, e questo non può che essere riservato alle figure dei fisioterapisti o sanitarie, e poi può avere però anche un grande effetto benefico sul benessere e sulla salute senza scopi terapeutici, e questo invece può essere alla portata di chiunque faccia un corso e acquisisca le competenze necessarie per fare lo Shatsu. Chiaro, abbiamo detto due cose importanti: effetti terapeutici e corsi. Andremo a parlare di tutte e due, ma prima degli effetti terapeutici. Come agisce lo Shatsu, o almeno lo stile che adoperi tu, sul corpo umano? Che cosa avviene per l'appunto nel corpo umano quando Roberto Taverna ha un paziente e deve, come dire, andare a incidere sul suo stato di salute? Ma le occasioni perché lo Shatsu possa essere utilizzato sotto il profilo terapeutico sono veramente moltissime, e i benefici sono a volte veramente strabilianti. In primo luogo abbiamo tutte le patologie che possono riguardare l'apparato locomotore, quindi problemi che riguardano muscoli, articolazioni, il sistema neuromuscolare, il sistema circolatorio, cioè l'insieme delle componenti che sottintendono al buon funzionamento del nostro organismo e che possono andare incontro a problemi seri.
e lo shiatsu ha la capacità di intervenire rilassando la muscolatura, sbloccando le articolazioni che in qualche modo sono oggetti soggette a blocchi provocando quindi una riequilibrio complessivo nel funzionamento del nostro organismo. Molto bene, quindi penso che per tutte le età lo shiatsu andrebbe, come dire, praticato. Sì, lo shiatsu si può cominciare a praticare fin dai primissimi mesi di vita e fino agli ultimi giorni della nostra vita, accompagnando il percorso che dobbiamo compiere e cercando di dare il maggior benessere possibile alla persona fino alle sue ultime ore. E a me è capitato di accompagnare persone verso, come dire, il traguardo finale fino alle ultimissime ore della loro vita. Beh, emozionante, immagino che sia un'esperienza non da poco, effettivamente. E comunque accompagnarle in uno stato comunque di benessere, si sì. può dire, ecco. Sì, sì. E quindi è anche una grande soddisfazione. Benessere nel senso di garantire la maggior qualità possibile della vita nelle condizioni date. Certo. Per cui a partire dalla sensazione di stare insieme e vicino a una persona e non lasciarla nella sua solitudine e nella sua disperazione. Giusto, mi sembra più che giusto. Parliamo adesso invece dei corsi, perché Roberto tu fai parte, anzi diciamo è una realtà tua e non solo, dell'istituto Dennis Binks, che è la scuola italo-giapponese Shatsu Namikoshi. Sì, nel 1994 abbiamo fondato insieme ad altri colleghi questa scuola, allora si chiamava Associazione Professionale Italiana Shiatsu, e poi l'abbiamo ribattezzata dando il nome del mio secondo grande maestro, che è stato appunto Dennis Binks. E questa scuola opera dal 1994, abbiamo formato più di 20 anni, anzi quasi 25 fra un quasi po'. 25, abbiamo celebrato nel 2014 i nostri 20 anni di attività e abbiamo diplomato alcune migliaia di operatori. Nella nostra scuola ci sono vari istruttori e tutti noi siamo certificati dalla Japan Shiatsu College, che è la scuola fondata dal maestro Tokujiro Namikoshi, che dà il nome al nostro stile. Chiaro. E al nostro metodo. E quest'anno che cosa attende per tutti quelli che magari vorranno iscriversi all'istituto Dennis Binks? Che tipo di corsi fate? Ma anche quest'anno, come tutti gli anni, verso ottobre noi iniziamo il percorso formativo, che è un percorso triennale. Il primo anno riguarda tutta la tecnica completa del metodo Namikoshi, che consiste in un trattamento completo di tutto il corpo, e nel secondo e nel terzo anno ci sono poi invece seminari di approfondimento e di specializzazione sulle varie patologie o sui vari problemi che possono riguardare il buon funzionamento del nostro organismo. Bene, detto questo, io non posso che invitare i nostri amici radioascoltatori a sapere di più dell'istituto Dennis Binks. Se volete saperne di più, andate sul sito www.scuolaitalo-giapponese-shatsunamikoshi.it. È un nome un po' complicato, Roberto, lo ammettiamo, quindi lo ripetiamo: www.scuolaitalo-giapponese-shatsunamikoshi.it. È importante perché tutti quelli che vogliono affacciarsi in questo mondo straordinario dello shiatsu e dell'infodrenaggio. Ho detto l'infodrenaggio perché? Perché Roberto tornerà fra qualche puntata a parlarci chiaramente anche di questo argomento. Lo mettiamo un po' da parte per il momento, ma Roberto sappi che sei reinvitato, tornerai da noi chiaramente a parlarci anche dell'infodrenaggio. E diamo anche qualche altro riferimento, prendete carta e penna e segnatevi i seguenti numeri di cellulare: 335-70-43-420, ripeto 335-70-43-420, oppure 347-6793-829. Lo ripeto, 347-67-93-829, Via delle Vite 27, qua a Roma, è chiaramente l'indirizzo a cui fare riferimento, ma potete anche andare su Facebook a Scuola Italo Giapponese Shiatsu Namikoshi, mettete un like dopo questa intervista, oppure andare sul profilo di Roberto Taverna, chiedetegli l'amicizia. Dico bene? Benissimo, e ti ringrazio. Vuoi aggiungere qualcosa, Roberto, prima di concludere questa puntata? So che tornerai tra noi, ma se vuoi già fare qualche saluto, ben venga.
No, vorrei solo fare un riferimento. Poco fa mi hai chiesto quali sono gli effetti che può produrre lo shiatsu. Ci sono delle immagini che poi penso riusciremo a far vedere. Le faremo vedere sul nostro video. Anzi, mi raccomando, andate su By Night Roma Live Social Radio Show, commentate, condividete, godetevi anche le immagini, perché faremo un montaggio fatto a dovere. E in particolare vorrei richiamare l'attenzione su un'ecografia in cui si vede in primo luogo la pressione esercitata e si vedono scomparire tutti i vasi che vengono chiusi, che vuol dire che lo shiatsu ha un effetto provvisoriamente ischemico, e subito dopo, appena la pressione viene rilasciata, si vede come i tessuti vengono inondati dalla circolazione sanguigna e come questo effetto si prolunghi nel tempo per alcuni secondi. E quindi si deve immaginare come il nostro corpo, che viene sottoposto a circa 700 pressioni, venga irrorato e nutrito, ossigenato da questa tecnica splendida. E credo che questo produca degli grandissimi effetti benefici su tutto il nostro corpo. Esattamente. Bene, insomma, godetevi anche le immagini, quindi, per chi ci sta ascoltando, accorrete sulla nostra pagina Facebook. Intanto saluto Roberto, ti saluto anche a nome dello staff del By Night, ci vediamo fra qualche puntata.